Grande preoccupazione in Irpinia per le sorti di Antonio Ledezma, il sindaco di Caracas, originario della Valle Ufita, e per la comunità italo-venezuelana. Questa notte Ledezma, insieme all'altro leader dell'opposizione, Leopoldo López, è stato arrestato dai servizi di intelligence, come riferisce il Paese, citando i tweet di amici e parenti che hanno girato anche un video del momento dell'arresto. In queste drammatiche immagini si distingue proprio Ledezma, che viene spintonato dinanzi agli occhi dei familiari. Antonio Ledezma era stato arrestato nel febbraio del 2015, accusato di cospirazione e associazione a delinquere. Dopo due mesi, nel carcere militare di Ramo Verde, aveva ricevuto una misura cautelare sostitutiva della libertà e per motivi di salute era agli arresti domiciliari. Ma quasi due anni e mezzo dopo il suo arresto, Ledezma non è stato ancora condannato. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente la figlia Vanessa, che da tempo risiede in Italia, da dove sta conducendo una battaglia per la libertà del popolo venezuelano. Purtroppo è successo un'altra volta, mio padre è stato sequestrato per la seconda volta per la politica del governo, il Savi. Questa sera, quando era mezzanotte in Caracas, un folto drapello di uomini armati hanno fatto eruzione nella sua casa, dove aveva l'arresto domiciliari, e l'hanno portato via un'altra volta come se fosse un terrorista, in pigiama, con spintoni alla forza, l'hanno portato chissà dove. In questo momento la famiglia ancora non abbiamo notizia, non sappiamo dove si trova, non sappiamo se sta bene. E in questo momento ti dirò che riterrò responsabile al presidente Nicolás Maduro dell'integrità fisica e morale di mio padre Antonio Ledezma. È un appello alla comunità internazionale di agire immediatamente davanti a un regime che non rispetta i diritti umani fondamentali, che uccide il popolo senza pietà ogni secondo. Continueremo la lotta. Il regime dittatoriale di Maduro vuole sentire un popolo, ma noi siamo la voce di tutto un popolo che non ha voce. Continueremo a lottare finché il paese ritrovi la sua libertà, ma soprattutto la democrazia che vogliamo tanto. Continueremo a girare il mondo se necessario, faremo tutto il possibile finché il Venezuela torni a essere un paese democratico, libero, prospero, dove tutti i venezuelani che abbiamo dovuto emigrare possiamo tornare a costruire il paese che tanto vogliamo.